Ciao ragazzi, ciao a tutti, Nick raga, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa North Marsh Reloaded. Come sempre raga, inizio il gameplay ricordandovi che in descrizione, se può interessarvi, trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri videogiochi scontati. Allora ragazzi, dunque, siamo nella North Marsh. La sto portando, perché stiamo a mettere i pioppi e pare giusto che prima o poi li vediamo, no? Cioè li raccogliamo, no? Giusto? Perché qualcuno dice la mollerai questa mappa. Sì, prima o poi tutte le mappe vengono, diciamo, messe da parte, ovviamente. Però vediamo, forse ancora non è arrivato il momento per questa mappa. Comunque sì, quindi in pratica però sto portando tre mappe a fatica, ma ci sto provando. Dunque, va bene, finiamo qui di lavorare e... Allora, oggi ragazzi ho una mod che sinceramente non ho neanche mai in vita mia pensato di vedere. Oggi vi vado a portare una mod spettacolare dal punto di vista mio, perché è una mod che non ho neanche mai immaginato potesse essere possibile, diciamo, sì, pensavo che non si poteva fare, insomma, una roba un po' complessa, non so. Vabbè, insomma, che caspita di mod ho messo? Allora, ho messo una mod che ci permette di aggiungere un parcheggio. Direte, vabbè, che sarà mai? Un parcheggio? No, no, in realtà non è solo parcheggio. Mi pare che fa anche da silos e quant'altro. Ma qual è la particolarità di questo parcheggio? La particolarità di questo parcheggio è che è un parcheggio sotterraneo. Si va sottoterra. Quindi, insomma, quante volte siamo andati sotto mappa? A parte con i bug? Mai. Mai siamo andati sotto mappa. Quindi è carino, è da provare, dico è da provare, è una mod che è anche per console, quindi se la volete provare, però vi avviso, c'è anche scritto ovviamente nella mod stessa, però siccome è in inglese magari non tutti lo capiscono, beh allora praticamente questa mod qua che adesso tra poco vado a posizionare, vi consiglia la mod stessa di disattivare i salvataggi automatici e praticamente vi consiglia la mod di provare a piazzarla, cioè nel senso è possibile avere un po' di problemi, cioè è possibile capitare in qualche piccolo problema durante diciamo il posizionamento della mod, perché ovviamente sottoterra ci può essere qualcosa che non vediamo. È possibile che sottoterra ci sta per esempio l'acqua, un fiume, il mare. Quindi la mod vi consiglia di non salvare la partita, disattivare i salvataggi automatici e provare. Se qualcosa va storto, ricaricate fino a quando non riuscite a piazzare per bene la mod. Ed è quello che ovviamente andremo a fare noi a breve. Allora, intanto a questo lo mandiamo dove serve. Quindi, dove voglio mettere questo parcheggio sotterraneo? Ho pensato di metterlo proprio qui. Perché? Perché, non mi fa molto impazzire questo e... Non lo so, mi piace, vorrei provare. Però prima vediamo quanto è grande, quanto spazio richiede. E poi decidiamo se va bene qui. Fattoria, ecco. Madonna, mezzo milione costa. Eccola qua. Half timber, quindi fa un po' tutto. Ok, allora, praticamente, se riesco... Magari si nota... Ecco, vedete? Vedete perché va sottoterra? Quindi va piazzata e va sottoterra. Allora, prende così tanto spazio che... Però è anche un silos. Tecnicamente quindi dovrei togliere... Dovrei fare spazio. Sto decidendo, magari la metto così? Sì. Magari la metto... O no? Non lo so, comunque prende spazio. Mi sa che qui dobbiamo rimuovere tutto perché è il posto migliore dove piazzarlo, no? È il posto più bello dove piazzarlo. Quindi... Questi mo me li vado un attimo a spostare qua dietro.
Devo fare spazio. Dobbiamo rimuovere tutto, fare spazio. Anche perché sinceramente non mi stanno a fare, cioè non mi sta a fare impazzire. Non riesco neanche a fare le manovre. Allora, vediamo un po'. Forse mi serve qualche trattore. Allora, tu sei arrivato, va bene, scarichiamo, poi ti mando indietro. Ancora non ho disattivato i salvataggi automatici. E un'altra cosa importante da ricordare è che praticamente bisogna, quando si va a piazzare questo edificio, bisogna lasciare la modifica del terreno attiva, perché sapete che si può disattivare, no? Si può disattivare il modifica terreno quando piazzi le cose. Ecco, bisogna lasciarlo attivo, sennò il buco non viene creato e quindi l'edificio non si può andare sotto perché il terreno non viene scavato. Quindi bisogna lasciare attiva questa cosa in modo tale che il terreno viene scavato verso il basso. Allora, torno in farm, tu hai finito. A te ti mando pure in farm, dove ti pare. Allora, pigliamo sto trattore qua, dobbiamo fare un attimo un paio di spostamenti. Beh, già che ci stiamo. Ma tanto i capanni. Madonna, mi sono spaventato, ho detto, ma che è? Una moto fuori casa, pensavo che era in gioco. Ho preso un infarto. Allora, questi le ristili non mi hanno mai soddisfatto, granché. Non mi hanno mai soddisfatto. Vabbè, salvataggio automatico per ora va bene. Non mi hanno mai soddisfatto, a dire la verità. Quel palo al centro mi ha sempre dato fastidio. Ah, qua ci vuole. Ah, allora, aspetta, sta roba qua non me ne sbatte niente, guarda. Fammela togliere, va. Come si leva? Dove sta? Smussa. Via via sta roba, c'ho non mi è mai fregato niente, guarda la roba là. Ma ne sbatte niente. Allora, tempo che sposto questi qua. E poi vediamo un po' com'è. Giustamente, è un parcheggio sotterraneo, sono curioso. Certo, chiaramente è tanto più bello esteticamente che funzionale, perché giustamente ogni volta so già che lo userò poco e niente, perché ovviamente ogni volta bisogna andare sotto, prendere l'oggetto, portarlo su, un po' una rottura di balle. Però vabbè, è giusto perché siamo qui per provare anche le mod noi, no? E poi che ci facciamo con sto mezzo moleo? Non ci faccio niente. Lo spendiamo in qualche modo. Meglio di questa mappa dove provare questa mod. Allora, mi serve il camion. Allora, innanzitutto, salva. Adesso andiamo a disattivare i salvataggi automatici immediatamente. Dove cavolo è? Ah, salviamo di nuovo. Se no questo si resetta. Ok, salvataggi automatici disattivati. Ok. Allora, mi servono un po' di soldi. Quindi, costruzione. Dove stava che non mi ricordo più? Fattorie? Quindi fa anche da casa. Come denaro insufficiente? Ah, sarà per scavare. Ah, 536. Allora, com'è meglio metterlo? Che lì c'è quel coso. Vabbè, però lasciamo un po' di spazio. No, vabbè, ma metterlo così non è una cattiva idea. Allora, se lo metto così, o lo metto così? Vabbè, non lo so. Beh, non è male. No, ma mi sa che metterlo così è buono, eh. Lascio un po' di spazio per passare sia da un lato che dall'altro. Penso che metterlo qua buono, eh. Allora, mi raccomando, bisogna quindi fare in modo che lui scava. E si capisce perché c'ha questo prezzo particolare. Se invece vi dice 500.000, non va bene.
deve proprio scavare, quindi 36.000 euro per andare sottoterra. Ok, l'ho piazzato, ora c'è il momento della verità. Speriamo che sotto non c'è l'acqua. No, vabbè. Seriamente, cos'è un bunker per le bombe? Ah, addirittura si autorichiude. C'è pure la telecamera. Mi ricordo un film. Un film con Johnny Depp, credo. Qualcosa di simile. Vabbè, comunque. No, si sente piano. Voglio sentirlo un po' più forte l'allarme. Almeno sarò sordo io. Ah, beh, i volumi. Sì, vallo a trovare qua i volumi. Ci rinuncio. Sì, vabbè. Ah, qua è. Oh. Oh. Meno male, non c'è acqua. È bellissimo. Mi sono partiti gli occhi. No, vabbè. Aspetta. Ah, c'è l'ascensore. Ma che roba, oh. Se, raga, ma che è? No, vabbè. Cioè, è un genio. Colui che ha creato sta mod è un genio. Qua è per dormire. Vabbè, telecamere finte, però, dai, ci sta. O è vero? No, finto, eh. Qua per cambiarsi d'abito. Quindi è anche una casa, in pratica, perché puoi dormire. Questo che cacchio è? Madonna, ma che roba! Questo è il parcheggio. Sembra quasi di stare su Fallout. Pare di stare su Fallout. Ma è un pazzo costui. E qua sotto? Officina? Ah! E come cazzo? Ah, questo è lo... Ah, qui c'è proprio l'officina. No, vabbè, addirittura. Ah, è spettacolare, raga. No, comunque è venuta bene. È venuta bene, ma lì come ci si va, scusami? Con la scaletta? Cioè, allora, no, ok, ok, qui ci puoi appoggiare qualcosa? Pallet, tipo? Ma lì sopra come ci vai? Oh, non lo so. Quello non lo so, qui come ci si va non lo so. A meno che non c'è qualche tasto da premere. A parte che... Che? Pareva un topo. Ma? Ah, non lo so. Cambia... Cioè, non lo so se... Oh, no, questa è l'officina. Ah, no. Cambia utensile. No. Boh, non lo so. Pensavo che si abbassava una scaletta o qualcosa. Non lo so. Garage 1 o 2? Ah, vedi, 1 o 2? Garage 1 o garage 2? Aspetta, che ne saccio? Vediamo dove vado a finire. Perché miseria! Ma se uno rimane incastrato qua fa una brutta fine. Ok. Non ancora, diciamo, non mi è ben chiaro il funzionamento, eh. Vabbè. E qui che cos'è questo? Oh, è questo? E mica l'avevo notato questo. Che diamine è? Cos'è sto buco da questo lato? Cos'è il silos?
Interessante, ma non lo so. Boh. È spettacolare. Allora, qui ovviamente è dove uno poi ci va appunto a parcheggiare i mezzi, no? Non lo so che cos'è quel coso. Acqua diesel. Spero che non si è buggato con le cose vicino. C'ho sta paura. Ma lui esce per caso come fabbrica? Spero di no. No, meno male, no, perché sennò si bugga. È un peccato. Ok. Penso di no. Ah, va bene. Quindi... Beh, proviamo a parcheggiare qualcosa. Che caspita è? 0200... Boh. Ok, no, ma è spettacolare, spettacolare, raga. È spettacolare. Ma vorrei proprio vedere se magari ci posso mettere dentro. Non lo so, proviamo, no? Cioè, boh, che ne sacci. Proviamo. Quindi è una casa, silos, garage, sotterraneo, tanta bella roba. Allora, io vorrei provare se si vede qualcosa. Se ci posso mettere dentro quello che abbiamo ancora qui. Non lo so se abbiamo qualcosa qui. Però così potrei liberare questo spazio qua. Non c'è niente. A parte un paio di barbabietole, non c'è rimasto più niente qua dentro. Beh, posso salvare la partita, direi. Sì, posso salvare la partita. Non ho fatto danni. Va bene, posso salvarla. Almeno, mi pare che danni non ne ho fatti. Ok. È buono. Vediamo se scarica. Sì. Scarica, scarica. Bene. Quindi posso usarlo così. Ci manca solo l'idropulitrice. E poi era veramente al completo. Allora, io non mi devo mettere sopra. Io devo prima aprire, non so se devo aprire l'1 e il 2. Diciamo il 2, quello più in profondità. Yeah, ma che roba, oh. Ah, c'ha poi le sponde che si abbassano. Aspetta, questo è il 2. Ma che bello. No, io voglio l'1 allora. Come si fa? Ah, non si può fare una volta. Ah, una volta scelto il 2 bisogna mandarlo giù se si vuole l'1. Beh, ma è tanta roba, oh. Allora, 1. Quindi l'1 è quello più sotto. Pensavo che il 2 era quello più in basso. No, ma che roba. Ci posso mettere fino a 2 cose, non lo so. Ovviamente... no, vabbè, non mi... Ok. Conviene lasciare una cosa alla volta, perché sennò... Spettacolare, caspita. Ci posso quindi mettere tipo qualcos'altro lì. Forse la semi... Beh, la seminatrice ci sta bene. Cioè, nel senso, non è che si usa spesso. Tipo, il cassone tecnicamente si usa più spesso. Ma forse la seminatrice è troppo lunga per starci. Beh, ci proviamo.
ovviamente evitiamo di mettere qualcosa che non ci entra, perché poi se si incastra va a tirar fuori. Spettacolare. Quindi bene o male fino a quattro cose, una trebbia ce la si può mettere. Ah, ma ci sta bene questa, credo. Ho un po' di paura che ci entra male. Perché qua si chiude. Ho paura che ci entra a pelo, proprio a pelo. Proviamo. Non so cavoli, eh. Ci sta precisa, pure una laggata mi sono preso. Ci sta proprio a pelo. Quindi se poi io voglio mettere qualcosa sopra, tipo, non lo so, ci avrò una trebbia io, no? Aspetta un momento, aspetta, perché mi sono dimenticato un attimo l'operaio qua. Non ho la trebbia io, non l'avevo presa? Non l'ho ancora presa? Ok. E che ci metto allora? Non lo so. Cos'è che non mi serve? Ardua scelta. I pick up. Andiamo, i pick up non li sto usando, va. È giusto per provare, no? Però è ok. È buonissimo, ci metti dentro una trebbia, quelle cose che usi una volta l'anno, per dire, no? In genere conviene metterci quelle cose, però non è neanche difficile metterle lì alla fine. Comunque va, ci metti quelle cose che uso ogni tanto. Poi sopra, bene o male, se non apri ci puoi ancora parcheggiare comunque. Allora, numero uno. Intanto che si apre, piglio pure questo. E devo dire che è una bella mod. È una bella mod. È molto bella se avete appunto poco spazio, no? Se avete poco spazio, sfruttate lo spazio sotterraneo. Ci sta alla grande, ma veramente. Ma perché questo? Ah, ho sbagliato di nuovo, dovevo fare il 2. Dovevo scegliere il 2 e invece ho scelto l'1. Ecco qua. Ma che bello. E poi vabbè, volendo, si può, forse posso, no, forse non posso. Non si può piazzare? Ah, si può piazzare. Ecco, se io ne piazzo uno qua. C'è un piccolo problema. Dove caspita me l'ha piazzato? Dove l'ho piazzato? Perché i soldi se li è presi. Bella domanda. Allora qui vabbè, si vede quello che c'è.
Qui ci doveva mettere delle porte, però. Cioè, metti che ti schiaccia, no? Ci volevano delle porte. Ma sinceramente non lo so dove l'ho piazzato quello. Boh. Niente. Ci ho provato, però, dai. Aspetta. Vedete? Aspetta. Va là. Il silo, te, guarda che roba. Le barbabietole. No, vabbè, cioè, ti fa pure vedere il silos. Ti fa pure vedere quello che, più o meno quello che c'hai dentro. Era bello se ci potevo anche andare a camminarci. Peccato, non si può fare, pare. Beh, non lo so dove ho piazzato la idropulitrice. Non ne ho la più pallida idea, vabbè. Quindi, che ve ne pare, raga? Questo lo so. Oh! No. Perché questo vola? Questo non lo so. Non è una bella cosa il fatto che vola. Però è spettacolare. A parte questo bug che direi che è più del gioco, del mezzo, perché tutto scende, lui no. È spettacolare. È spettacolare, che poi fai così? Hai tutto il tempo per tornare su. Di salire sale, e a scendere che non scende. Ah, mi sa che forse ho esagerato nel salire. Spettacolare, raga, spettacolare. Spettacolare, che vi devo dire? È bellissimo, dai, una bella mod. Cara, ma comprensibile. Con quello che offre, 600.000 litri di... Offre 600.000 litri di silo multifruit. Offre serbatoio carburante. Serbatoio acqua. Pure e la casa, il garage, offre tanto, quindi giustamente pare pure un bunker contro la guerra, un altro po', quindi ci sta. Difatti ora potrei tranquillamente togliere questo perché non mi serve più, e così recupero un po' di soldini. 120.000, vendi, toh. Questo poi me ne libero. In questo caso non mi do indietro i soldi perché qui non si tratta di un errore. Certe volte mi do indietro i soldi, ma questo di solito quando capito qualche bug, qualche cosa che dà fastidio, no? Però ovviamente qui sono scelte mie, quindi è giusto che recupero quello che mi offre il gioco. Va bene, ma difatti ora il debito lo posso togliere. Ok. Beh, ci sta, ragazzi, direi proprio che ci sta alla grande. Ci sta alla grande. Allora, poi non mi ricordo che stavamo a fare l'ultima volta. Ah, dovevo raccogliere la paglia, giusto, e finire magari. Qui intanto avevo anche finito. Peccato che la idropul... Vabbè, se no la idropulitrice basta piazzarla. Ma che comunque i soldi se li è presi. Quindi da qualche parte l'ha piazzata quella idropulitrice. Ma non so dove. Però potrei comunque metterla in caso qui vicino, la idropulitrice. Potrei comunque metterla qua vicino. Tipo... attrezzi... potrei mettere... Oh! Qui non penso che sparisce. Non lo so se... Cioè, da qualche parte l'ha piazzata, ma va a capire dove. Era carino, no? Uno era lì, insomma, parcheggiava, lavava. Bella, veramente. Bella, veramente. Ok, cioè, no, non mi va a mo' di parcheggiare il veicolo perché mi potrebbe... Beh, potrebbe più o meno servirmi. E comunque dovrei mandarlo giù. Ok,
Allora, mi serve il numero 2, se... Ma perché quello vola? Ogni tanto. E meno male, giusto in tempo. Allora, numero 2. Voglio vedere che succede con l'altro trattore. Ci entra, eh? Ci entra volendo anche un altro piccolo attrezzo lì. Spettacolare, raga, spettacolare. Non so dove farmi la miniatura, perché non so che miniatura fare di quanto è bella. Non so sinceramente se farla qua. Boh. O magari sotto. Allora, intanto... Vai giù. Sì. I trattori hanno proprio un problema, però. Giusto in tempo. Scendi che tu te incastri. Madonna, 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 madonna. Ma che problemi hanno sti trattori? Bello anche questo, eh? E quello è rimasto volante, ma valla a capire sti trattori. Ma non capisco. Perché i trattori sì, le auto no? Boh. È un piccolo difetto di farming, perché succede anche con altre cose. Cioè, succede, non è un difetto della mod. Beh, raga, è spettacolare. È spettacolare. Va bene, qui l'abbiamo visto. C'è il silo, peccato che non ci si può andare di là. Peccato, era bello se c'era modo. Se c'era modo di andare. Aspetta. Ah, guarda dove è finito. Ah, almeno l'abbiamo trovato. No, comunque non ci si può andare qua dietro. Almeno sappiamo... Ho perso la testa. Almeno sappiamo dove è finita la idropulitrice. Vabbè, lì è, lì resta. Magari me la fa pure usare. Ma me la fa usare? Non è una cattiva idea che sta lì dietro, sai? Aspetta. Beh, oh. Alla fine non è proprio inutile. Alla fine non è che... Può andare, può andare. Non è male. Non la vedo, ma... Aspetta, se non è un problema, vedi? Arriva pure qua sopra. E beh, oh raga, non è male, sinceramente. Non mi lamento, va. Si può comunque utilizzare. Beh, non è male, si può utilizzare, va bene così. Non è sprecatissima. Qua si vede quindi la roba che c'è dietro. Se rimetto quindi la visuale, quella lì, magari visuale in terza persona, posso dare un'occhiata al silo. C'è pure la lampadina qua dietro. Un momento, ma che c'è una porta qua? Ah no, questa è la finestra. C'è solo la finestra. Di più non riesco a inquadrare. Addirittura neanche si vede dall'altro lato di qua. Bello, comunque bello, dai. Aspetta, vediamo. No. Bello, bello. Devo dire, raga, che è una mod parecchio, parecchio, parecchio bella. Molto, molto bella. Io direi che la consiglio, dai. Direi proprio che la consiglio. Quindi vi ricordo che è una mod sia per PC che per console. In descrizione ovviamente vi lascio il link con la lista delle mod. In descrizione c'è anche un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati. Direi che concludo. Quindi vi saluto ragazzi, ci becchiamo, ciao alla prossima!